Presso l'ospedale Giorgio Eastman è attivo un pronto soccorso H24 diretto dalla dottoressa Emanuela Ortolani. Dottoressa, quale tipologia di pazienti si recano presso il pronto soccorso? Il pronto soccorso odontoiatrico dell'Eastman è un pronto soccorso storico in quanto è stato per molto tempo l'unico pronto soccorso odontoiatrico del Centro Sud. Eroga un tipo di prestazione di emergenza legata alla patologia odontoiatrica ma anche alla chirurgia orale ambulatoriale. Diciamo che vengono affrontate tutte le patologie di origine traumatica che riguardano la traumatologia dentale e tutte le patologie d'emergenza che scaturiscono da interventi all'interno del cavo orale, quindi emorragie post-estrattive, problematiche legate a patologie oncologiche del cavo orale. E in più diciamo che l'indicazione principale di questo pronto soccorso è la terapia del dolore, perché la patologia odontoiatrica spesso si accompagna ad una patologia algica importante che ha bisogno di risoluzioni entro le 24 ore dall'insorgenza della sintomatologia. E il pronto soccorso affronta questo tipo di patologie. Tutto quello che viene guardato o curato al pronto soccorso poi necessita molto spesso di un trattamento successivo. E questo trattamento successivo è affidato alla unità organizzativa annessa al pronto soccorso, che è quella di urgenze differibili, che cura entro 7-15 giorni le patologie che sono state oggetto di prima prestazione presso il pronto soccorso, soprattutto quelle che vengono seguite dall'estrazione dell'elemento dentario interessato al processo patologico. Quindi presso il pronto soccorso possono venire pazienti in emergenza e in urgenza? Emergenza e urgenza. È chiaro che esistono i soliti 4 codici di pronto soccorso che vanno dal rosso fino al bianco con una patologia decrescente e diciamo che il 70% degli accessi sono dei codici verdi, quindi con urgenza differibile, un 10-15% sono dei codici gialli e quindi con urgenza non differibile, e quelli sono quelli che spesso vengono seguiti dopo il primo soccorso da un ricovero ordinario o da un ricovero in Desargeri, e il rimanente è un 4-5% sono codici bianchi. I codici bianchi riguardano soprattutto le emergenze protesiche. Per essere pratici, persone con un fortissimo mal di denti sono trattate presso il pronto soccorso? Certamente, certamente. Naturalmente l'accesso è regolato da una numerazione che è all'esterno del reparto e viene visitato subito e gli viene dato il trattamento d'emergenza, che può essere un trattamento di natura farmacologica, ma molto spesso il trattamento di natura farmacologica è associato a un trattamento proprio operativo che viene svolto alla poltrona. Presso il suo reparto esiste anche un servizio per le prime visite. Di cosa si tratta e come si accede? L'ambulatorio di prima visita è praticamente il reparto di accettazione dell'ospedale e si accede attraverso prenotazione RECUP o CUP e vengono visitati in questo modo 75 pazienti al giorno. Però la prima visita accetta pure tutti coloro i quali vengono inviati dal pronto soccorso e quindi tutte le patologie emergenti del cavo orale è necessario visitare subito, vengono visitati il giorno dopo o nella giornata stessa. E più accetta tutti coloro che vengono attraverso l'ufficio degli assistenti sanitari e quindi intendiamo le categorie a rischio, le categorie protette e gli invalidi. Quindi ha 3 percorsi, uno esterno per mezzo della prenotazione, uno interno per mezzo del pronto soccorso e ancora un altro, sempre interno, per mezzo delle assistenti sanitarie. Dal pronto soccorso vengono inviate alle assistenti sanitarie anche tutti i pazienti, i quali recatesi al pronto soccorso presentano delle patologie di base che ritengono necessario il percorso preferenziale attraverso l'assistente sanitario.